Salve amiche e amici, ogni promessa è un debito. Io è da più di mezz'ora che avrei voluto iniziare questa diretta, però ho avuto dei contrattempi, quindi sappiate perdonarmi. Qua sono le 13:43, forse avrei cominciato già da mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Là devono essere le 19:43. Quindi mi immagino che o avete già cenato o vi predisponete a cenare. Vi ringrazio ancora una volta per seguirmi. Beh, niente, sto cercando il profilo in internet di una persona che mi dà dei problemi. Per investigare, per poter avere qualcosa da controllare. Però non trovo molto. Non trovo nessun espediente. Beh, vabbè, prima o poi riuscirò a sapere qualcosa. Perché è una persona molto dispettosa. Molto cattiva. Spero che tutti voi stiate bene. Qua ancora è giorno, fa molto sole, è un tempo brillante, ma è freddo, incredibilmente freddo. Questa mattina, quando ho fatto la mia prima diretta, facevano meno 2 gradi ed erano circa le 9 o 10 di qua. Adesso fanno 12 gradi e sono le 13:45. Ho un problema che è quello che ho la fortuna di avere molti iscritti. Però io non so a quali di quegli iscritti che sono followers miei, io non mi sono iscritto, perché devo fare la rassegna di tutte le iscrizioni. Quindi vi pregherei per potervi seguire a tutti quelli che mi seguite e non seguire persone che non mi seguono, di comunicarvi, quelli che sono iscritti a me, dico, se io non mi sono iscritto. Così vado subito a iscrivermi e so chi è iscritto al mio canale radio Sant'Enchan, perché così stiamo più in contatto. Io sto seguendo 4.991 canali e solo 202 mi seguono a me, quindi vorrei dare nelle mie iscrizioni la priorità a quelle 202 persone che mi seguono. E non so come fare. Magari voi avrete dei suggerimenti. Poi vorrei sapere se qualcuno di voi sa di un buon programma per trovare gli espedienti giudiziari di una persona che ti crea problemi. Perché io ne ho di persone che mi creano problemi. E vorrei difendermi. Non so, creargli delle grane perché si tengano occupati, ma non so come cercare in internet.
In teoria mi mancherebbero 25 minuti ancora di diretta. Però vediamo, perché mi devo preparare da mangiare. Vediamo quello che riesco a fare. Vediamo un po'. Espediente, no. Beh, io sono sempre perturbato da quello che succede in Italia. Diciamo che è tutto così ambiguo. Che mi lascia perplesso. Io vedo che sto navigando in internet e
Ho visto che c'ho 2195 visioni della mia radio. Mi scuso per le pause, che non è quello che in Spreaker consigliano. Però sto navigando in internet. Sì, è così. Non è facile trovare dati in internet della gente, sto cercando, ma non è per niente facile. Mi piacerebbe trovare dei dati di tutte le maledette persone, fottutissime persone che mi hanno fatto qualcosa, però è strano. Non si trova niente. Beh, è incredibile.
È evidente che sto ammazzando tempo. Magari devo organizzarmi. Ultimamente i miei programmi radio li faccio quando navigo in internet e già sono un'altra cosa. Sto trasmettendo da 14 minuti, forse questo programma prima o poi lo cancellerò. Non è dei miei migliori. Eh sì, siamo alle spicce. Abbiamo un programma radio. Pronto? Chi è, scusi? Che Frega, che te frega. te frega? Ah, vabbè. Grazie. Beh, amici, mi vado a preparare da mangiare, sono le 2. E ci risentiremo fra poco. Ciao.